Le esperienze europee regolari facemmo la riduzione, l'adattamento del testo con il Covita di Maio, che già noi credevamo aveva cominciato a lavorare con me, e a un certo punto ci siamo detti: proviamo, perché non facciamo un film? Ed ecco, è venuta la seconda parte della trilogia. Quindi non solo non era programmato fare un film sull'Ottocento, il primo, ma tantomeno il secondo, quindi è stato proprio un work in progress. E niente, quindi abbiamo naturalmente il criterio è lo stesso di noi credevamo, per certi versi, anche se è un film più inventato, cioè più, mentre noi credevamo, come dire, tutti i riferimenti storici erano calibrati in maniera implacabile, perché chiaramente trattando una materia così delicata non potevi essere in nessun modo attaccabile sul piano storico. Il Giovane e Favoloso chiaramente mescoliamo delle cose e così via, però il principio è lo stesso, tutte le parole che pronuncia Elio Germano in questo film, diciamo all'80% sono ritrovate, le abbiamo ricombinate e riorganizzate all'interno dei dialoghi, all'interno della sceneggiatura. Quando l'abbiamo scritto ci siamo guardati e poi abbiamo detto: ma noi scriviamo questo film, ma poi, voglio dire, chi lo produce a quel punto? No, perché Carlo degli Esposti a quel punto era, diciamo, dopo l'iniezione di fiducia che noi credevamo, era, quindi diciamo, non è stato difficile costruire produttivamente questo film, ma chi lo interpreta? Cioè, farlo alle parti. Allora siamo guardati e ci siamo detti: Elio Germano c'è, scriviamo. Poi dopo, ecco, un applauso a Elio, è doloroso, straordinario. E quindi poi l'abbiamo scritto, figuriamoci sempre che poi bisogna dimenticarsi, questo bisogna scrivere con la totale libertà, perché deve essere vincolato. A un certo punto io insistevo con la mia idea di avere più fasce di età, eccetera, che poi invece con grande intelligenza mi spingeva a fare un film in cui l'attore fosse lo stesso dall'inizio alla fine, quindi insomma è stato un processo naturalmente laborioso, però chiaramente che si è concluso nel punto dove era partito, cioè con Elio. Io ho chiesto a Elio di interpretare Leopardi un po' di mesi prima, quindi era necessaria naturalmente una preparazione, e quello che mi ha colpito veramente moltissimo, ci ha colpito tantissimo, è che quando Elio è arrivato sul set, non è che conosceva la sceneggiatura molto bene, conosceva Leopardi molto bene, cioè nei mesi, diciamo, intercorsi dalla mia proposta, aveva studiato in una maniera, io pensavo Elio, perché naturalmente per la sua bravura, certo, per la sua sensibilità, che appunto cose che ritrovavo in Giacomo, cioè trovavo che Giacomo appunto, che pensavo, che ho sempre pensato al film fatto così, che Leopardi fosse un ribelle, e quindi naturalmente mi piaceva di Elio questo suo essere contro, questa sua, e tutti questi aspetti quindi erano tutti giusti, ma non potevo immaginare la sua capacità di studio, per cui quando è arrivato sul set, come vi dicevo, sapeva tutto di Leopardi, quindi ne sapeva quanto mi Ippolita, quindi non tutto naturalmente, ma insomma certamente avevamo letto tanto, e soprattutto noi avevamo preso ogni dialogo attinge a frasi che vengono o da lettere, l'epistolario di Leopardi, per chi ama Leopardi è un libro a sé meraviglioso, lettere, operette morali, Zibaldone, insomma, diverse volte naturalmente alle poesie. Elio aveva individuato ciascuna frase da dove veniva e quindi conosceva tutto quello che c'era prima, tutto quello che c'era dopo, e questo chiaramente ci ha consentito intanto una grande libertà sul set, tante cose sono venute proprio dalla evoluzione del lavoro, perché sempre rossellinianamente io, diciamo, amo essere molto libero sul set, cioè la sceneggiatura per me non è una gabbia, ci lavoro con una accuratezza e con una
così uno scavo per me la sceneggiatura deve essere molto definita in ogni dettaglio, però poi arrivo sul set e posso stracciare tutto. Cioè è come una mappa, cioè più la mappa è definita più il tuo viaggio può essere libero e deve essere libero, quindi diciamo non c'è contraddizione, no, assolutamente.